Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con PlayStation Zine, il magazine ufficiale della PlayStation Community. Oggi siamo qui in studio, io, Andrea Zabbia e... Guido sarà. Buonasera, quindi. Qual è l'argomento di oggi? Le novità che ha portato il mese di novembre al settore videoludico e quindi nelle nostre PlayStation 4, PlayStation 3, Zine, il magazine FPS ufficiale Vita. della PlayStation Community. Oggi Beh, io siamo qui direi, in Andrea, studio, di io, Andrea partire con Zabbia e un po' di Guido Strada. guerra, no? Sì, buonasera, quindi. Parliamo di Call of Duty, no? Cioè, abbiamo avuto un po' di ritorno perché per sbaglio è partito. È partito un po' di ritorno. Il Vabbè, bel... il bello della diretta, dai, qualcosa deve sempre la succedere. diretta è sempre bella, diciamo. Ok, Comunque, dai. stavi dicendo, scusa? Oh, ti dicevo di partire da Call of Duty, no? Perché è stata una delle prime uscite del mese, se non Sì, vado errato. esattamente. Call of Duty è arrivato Ok. proprio durante la prima settimana di novembre e era atteso dai fan anche con un po' di scetticismo, diciamo, perché dopo Call of Duty Ghost tutti chiedevano un po' di novità e qualche formula che svecchiasse una saga che comincia a portarsi dietro un po' il peso degli anni. In Activision hanno deciso di affidare il brand ai ragazzi di Sledgehammer. E dobbiamo dire che effettivamente qualche novità è stata portata. Sembra molto futuristico, no? Rispetto al resto. Cioè, a livello di gameplay penso che l'introduzione di tutte queste armi futuristiche faccia la differenza, no? Sì, E assolutamente. poi comunque c'è un attore di un certo livello, ecco. Hanno avuto anche questa, cioè hanno fatto anche questa, hanno preso questa decisione molto intelligente, secondo me, di portare un attore come Kevin Spacey in Call of Duty. Io vedendo i primi spot, ecco, ero un po' scettico, però Kevin Spacey a quanto pare nella narrazione funziona. Sì, diciamo che ciò che i fan hanno sempre contestato a Call of Duty è una trama che non rispecchiasse poi alla fine il livello qualitativo del gioco, ovvero sembra più che altro una sorta di antipasto alla modalità online. Sì, un tutorial, esatto. Sì, Come, vabbè, come succede ormai un po' in tutti i sparatutto. sì. Però Call of Duty diciamo che l'hanno sempre un po' fatto pesare. Quest'anno, come longevità, diciamo, è sempre quella di un antipasto, più o meno. Però, appunto, hanno portato una grande presenza su schermo come quella di Kevin Spacey, che regge appunto tutto il gioco sulle sue spalle. Anche perché non so se qualcuno che ci segue ha visto questa serie TV, ma il personaggio sembra calcare molto quello, il protagonista di House of Cards, che è una serie TV che in America sta andando davvero alla grande. Anche qui comunque sì, anche qui è abbastanza seguita. Sì. Comunque, andiamo avanti. Diciamo che c'è un altro titolo attesissimo anche perché doveva risollevare le sorti di una saga, un titolo della saga di Dragon Age, che questa volta ci porta nei panni di un inquisitore, no? Sì, diciamo Diciamo che... che... No, dimmi tu. Ecco appunto, Stavi parlando no, tu. sai, sono un poco, cioè, sono poco avvezzo alla saga di Dragon Age, però da quello che ho letto in giro sembra che, cioè, sembra che i combattimenti siano gestiti in modo molto particolare, no? Si può alternare, ecco, il combattimento in tempo reale ad una visuale tattica. Questa è una scelta che sinceramente mi piace, Sì, diciamo però. che l'hanno riportato un po' sulla strada dell'RPG puro. Sì, però a dirti la verità, ciò che mi convince di più è la narrazione, perché a me piacciono molto i dialoghi profondi. Sono molto abituato a giocare a titoli come Mass Effect e quindi mi piacciono le scelte multiple nei dialoghi. Sì, diciamo che i BioWare sono sempre stati molto bravi in questo. La narrazione dei loro giochi è sempre di alto livello, tirando appunto in ballo Mass Effect, che hai citato poco fa, e che tra l'altro voglio ricordare a chi ci segue che tutta la trilogia oggi è fortemente scontata su PlayStation Store, con i saldi del Black Friday.
La potete trovare a 15 € oppure con un ulteriore 10% di sconto aggiuntivo per chi è membro di PlayStation Plus. Comunque, tornando al discorso, la narrazione in quel gioco è stata forse quella che più mi ha colpito in qualunque altro videogame. Ma non perché le trame degli altri giochi mi sembrano inferiori, ma per come si sviluppa. Mi ricordo che addirittura scelte che sembravano insignificanti nel primo capitolo di Mass Effect poi avevano una ripercussione abbastanza pesante anche sugli episodi successivi. Sì, però devo ancora metterci le mani, purtroppo. Quando avrò occasione, magari Ah, vedremo come. Mass Effect ancora non l'hai giocato? No, 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 l'ho giocata la serie di Mass Effect. No, di Dragon Age, Ah, anche ok. perché ho visto degli scontri epici su internet fra giganti. Ho visto unicorni giganti, quindi mondo fantasy che un'ambientazione fantasy che sinceramente mi piace molto. Sì, poi anche gli scontri con i draghi dicono che sono qualcosa di epico che può portare via anche diverse ore in base al livello del proprio personaggio e alla propria abilità di gioco. Bene. Che altro? Di che cosa possiamo parlare se non del ritorno di GTA 5, no? Sì, GTA 5 che un po' tutti se l'aspettavano il suo ritorno, ma già da quando è uscito il gioco su PlayStation 3. Tutti si aspettavano che sarebbe prima o poi arrivato su PlayStation 4, infatti, questo mese è stato così. Io che non l'ho giocato, cioè, ho giocato un poco sul console old gen. Cosa cambia? Beh, la novità più importante, oltre, vabbè, alle migliorie tecniche che sono Guarda, dovute in questi casi perché devono giustificare l'acquisto del gioco. Ma comunque, grandi novità sono soprattutto portate dalla possibilità di giocare il titolo in prima persona. ma questo. Oltre a dare una differenza grafica, ecco, cioè oltre a creare una differenza grafica, influisce pesantemente, cioè hanno rimodellato anche il gameplay, oppure ecco appunto si tratta solo di una scelta estetica degli sviluppatori? No, diciamo che ha anche un buon impatto sul gameplay vero e proprio, perché le sparatorie sono quasi ai livelli della competizione, cioè dei competitors diretti nel campo degli FPS. Certo, è un po' strano vivere alcune situazioni estreme come fare acrobazie aeree su un jet, oppure, non so, le acrobazie folli che sono tipiche della saga. Però diciamo che questo esperimento ha avuto i suoi buoni risultati, perché già vedo su internet che la gente è entusiasta per quanto accade. La cosa che mi piace però è che comunque lasciano libera scelta, cioè se ci pensi, no? Perché molti titoli ormai, molti generi sono stati rivoluzionati dalla prima persona, cioè secondo me al di là di tutto la cosa migliore che potessero fare era appunto lasciare libera scelta fra terza persona e prima persona, cioè non vorrei che questa innovazione, questa introduzione poi provochi cambiamenti per il futuro della saga, questa è la mia unica preoccupazione. No, credo di no. Credo che al massimo nel futuro della saga vedremo di nuovo la possibilità di poter scegliere fra prima persona e seconda per scusa, e terza persona. La se seconda persona mi sembra un po' Anche difficile. perché poi di open world terza persona, cioè in prima persona, ecco scusami appunto, no, di open world in prima persona c'è stata un'altra uscita importantissima questo mese, no? Quella di Far Cry 4. Sì, questo diciamo che è un titolo di cui puoi parlarci meglio tu perché vedo che sei molto preso dall'FPS di Sì, casa no, Ubisoft. il Kirate è spettacolare. A dirti la verità, il plot mi sembrava un po' banale e in effetti non mi sta convincendo proprio del tutto la storia, anche perché nel capitolo precedente c'era un villain, un cattivo di spessore come Vass, no? Vass era folle ma allo stesso tempo ti ci affezionavi. Io mi ricordo che quando lo sconfissi in Far Cry 3 ci rimasi male perché speravo che rimanesse proprio fino ai titoli di coda del gioco. Ah, non spoilerare. Invece questo Pagamin, no, non sto spoilerando. Questo Pagamin almeno all'inizio, perché la storia non l'ho finita.
Non mi è piaciuto poi più di tanto, però forse è calato bene nel suo ruolo di governatore, sai, di oppressore. Forse è per questo. Come La mai cosa che... Beh, con le sfaccettature del personaggio non ti ha convinto tanto? diciamo che ha la stessa personalità folle di Vas, però non lo so. Sai, sembra un po' forzato nelle battutine, nelle cose. Invece a Vass veniva molto, molto naturale. Cioè, ricordo quel momento in Far Cry 3 in cui Vass ti chiede la definizione di follia, no? Quella è una scena che mi è piaciuta e che ho visto e rivisto anche su YouTube tantissime volte. E finora le battute di Pagamin sono, ecco, un po' scialbe. Cioè, sembra, anche perché è un leader di Stato, no? Quindi deve essere serio per forza di cose e fargli fare determinate battute forse non è la scelta ideale da parte degli sviluppatori. A me Far Cry 4, però con accenno positivo, voglio sottolineare quanto sto per dire, mi dà un po' l'impressione di trama da film di serie B. Confermi oppure no? Cioè, Sì. Sì, però è una cosa positiva, ecco, perché il trash. no, sì, infatti può essere interessante. Sì, assolutamente, anche perché se ci pensi, te l'ho detto all'inizio, no, era un po' banale, forse, la trama. Almeno come concept, no? Ecco, tu ti ritrovi lì per caso con le ceneri di tua madre e devi andarle a spargere in un luogo sacro da lei richiesto, no? E all'improvviso ti ritrovi in una rivolta. Cioè, è una trama da B-movie, sì, parliamoci chiaro, perché non è che ci sia tanto un filo logico in Allora, questa storia. può essere che un po' questa cosa che non avevi considerato che ha influenzato anche il tuo giudizio finora. Ti dirò. A influenzare il mio giudizio, finora te l'ho detto, è che ero troppo legato a Vass, quindi il mio giudizio è legato strettamente al cattivo. Per quanto poi comunque ti ho detto che non l'ho ancora finito, quindi magari più in là mi stupirà in positivo, non lo posso sapere, però per ora mi sembra un po' banale. La cosa che mi ha sorpreso di più è l'ambientazione, a dirti il vero. Perché oltre ad essere molto più vasta, no, rispetto a quella di Far Cry 3, è del tutto diversa, no? Perché se in Far Cry 3 avevamo questi bei paesaggi tropicali, no? Queste isole squali e tutto il resto, qui abbiamo un ambiente che vuole essere quello dell'Himalaya, no? Quindi montagne, neve. Però, a dirti la verità, quello che mi dà più fastidio è il fatto di morire per mano di puzzole all'interno del gioco. Questa cosa proprio Tipo, non la concepisco, ti cioè puoi possono scaricare. uccidere le puzzole. Sì, puoi scaricargli i caricatori addosso e non muoiono, cioè sono le puzzole più coriacee che abbia mai visto all'interno di un videogioco. Beh, È incredibile. ogni gioco c'ha le sue nemesi. Sì. Volevo chiederti anche a livello sonoro, Far Cry 4, come ti sembra? Perché anche le musiche mi sembrano molto particolari, Sì, no, le musiche affascinanti. sono orientaleggianti, no? Ovviamente, quindi sono calate bene all'interno del gioco, mi stanno convincendo, sì. Appunto, anche vedevo la scena di un inseguimento casualmente. C'era una di queste musiche stile orientale che secondo Sì, me anche all'inizio del gioco, cioè proprio. aggiungeva ulteriore sapore trash alla cosa. Ed è un, diciamo, ciò come dire, mi incuriosisce di più riguardo questo gioco. Perché alla fine, se lo stile è volutamente quello, è Sì, una cosa positiva. è sicuramente una scelta voluta, eh. Non è che voglio, non, il trash a volte può essere anche volontario, sì. Comunque, l'ultima cosa che volevo sottolineare di Far Cry 4 è il multiplayer, no? Molti si sono lamentati dell'editor di mappe. Sì, effettivamente sì, le mappe le puoi creare, però le giochi offline, ma le puoi condividere con la community. E, per quanto riguarda le modalità di gioco, sono tre, ma sono ben inserite. Cioè, è un multiplayer ben curato, non è il solito multiplayer di un... Riempitivo, diciamo. Sì, esatto, di un FPS pensato come un riempitivo, appunto. No, non è competitivo, ecco, perché non ci sono le solite leaderboard e tutto il resto, però è bello divertente. Forse un po', cioè ridurre un po' le dimensioni delle mappe avrebbe giovato, perché a volte ti ritrovi dopo essere stato ucciso a percorrere 300 metri per raggiungere un obiettivo, però per il resto è molto bello, mi ha convinto. Ok, Adesso vorrei... rimanendo in casa Ubisoft.
volevo introdurre Assassin's Creed Unity. Allora, Certo. perché No, sorridi? perché mi spavento. Il tema Unity mi spaventa, sai, dopo tutto quello che abbiamo visto e sentito, fa paura parlarne. Non sai No, mai come trattarlo, no? diciamo che è un gioco che ha avuto un lancio un po' turbolento. Un po', sì, è un eufemismo. Però guarda, io la cosa che comunque sto notando è che a parlarne male sono soprattutto quelli che non hanno il gioco. Vabbè, questo è un classico, dai. Uno vede i video su YouTube e dice: ma com'è? Ci sono cali di frame rate? Ma come questo bug? Ma come? Ecco, c'è Sì, anche chi l'ha presa a infatti. ridere, se vogliamo. Questa cosa è bella, no? Sì, assolutamente. Però, cioè, capito, alla fine vedo molti commenti negativi, però sono tutte persone che non ti spiegano la propria esperienza di gioco, quindi capisci che è solo perché hanno letto, cioè magari neanche visto il video, solo letto qualcosa da qualche parte. Mentre tutti coloro che l'hanno giocato, va bene, qualcosa sui difetti tecnici te la dicono, però alla fine sono soddisfatti della qualità del gioco. No, io sono È dell'idea, sì, l'Assassin's assolutamente. Creed che i fan volevano. Sì, ma io sono dell'idea che finché tu sei un amante di una serie, no, riesci anche ad andare oltre piccoli difetti. Ecco, se hai amato gli altri capitoli della serie e se ti piace giocare e basta, poi se sono piccoli problemi tecnici non gravi, ecco appunto, se ti piace il gioco li riesci a superare tranquillamente. Non Però c'è anche una nota positiva, nel lancio di Unity e soprattutto per chi ha acquistato il Season Pass, giusto? Sì, diciamo che questa è una delle cose che secondo me fa più onore a Ubisoft per il modo in cui comunque ha affrontato i problemi e i fan che appunto non erano tutti soddisfatti del gioco. Comunque ha avuto molto coraggio. Innanzitutto ha regalato il primo DLC a tutti i possessori del gioco, a Sì, Dead prescindere. Kings, giusto. Esattamente, a prescindere se lo si sia acquistato oppure appunto si possedeva il Season Pass. Chi invece aveva dato fiducia a prescindere a Ubisoft e ad Assassin's Creed Unity aveva deciso addirittura di acquistare il Season Pass come scusa da parte della Software House ha la possibilità di riscattare un gioco gratuitamente. La lista completa è presi... sì, scusa, finisco il No, discorso. no, ricordiamo che appunto ti volevo anticiparti, sai, ogni tanto mi piace rubarti la parola. No, comunque, nella Poi lista beh. c'è un gioco di cui abbiamo parlato prima, cioè c'è addirittura Far Cry 4. Ricordiamo che Far Cry è uscito, cioè è stato distribuito su PlayStation Store a partire da quando? Dalla settimana scorsa, cioè è uscito da Sì. neanche una settimana, quindi figurati, cioè Non dare un gioco conoscevo. come Far Cry 4 gratis è una gran mossa, secondo me. Sì, oltre a Far Cry 4, che appunto è uscito di recente, i fan hanno anche la possibilità di poter scegliere The Crew, che arriverà la settimana prossima invece. Quindi titoli anche abbastanza recenti, non qualcosa che magari è sem un semplice contentino. Sì, perché poi ricordiamo che comunque nella lista c'è Watch Dogs, c'è Just Dance 2015 per gli amanti. Ecco, io non sono proprio un amante di Di questo genere, però. No, diciamo che non siamo dei bravi ballerini, ecco. no, per niente. C'è anche Rayman Legends, ecco, quello è un titolo che per me. Cioè, io avrei preso quello proprio sicuro, sicuramente, non me lo sarei fatto scappare. Meno che non lo avessi acquistato oggi. Vabbè, forse, ecco, forse un pensiero ce lo faccio per il Black Friday, giusto? Sì, Per PS5. esattamente. Che sia su PlayStation 4 che su PlayStation Vita, il gioco è fortemente scontato. Bene, poi Andrea, vorrei chiederti di parlarci di un gioco che hai addirittura platinato, no? Tu poi fai lo sborone sui social con i platini, condividi screenshot, eccetera, no? Sì. Com'è Lego Batman 3? Allora, Lego Batman 3 diciamo che è per tutti coloro che sono avvezzi ai giochi Lego. Non presenta grandissime novità, perché ormai diciamo che alla formula Lego siamo tutti un po' abituati. Almeno basta giocarne uno recente o passato e praticamente hai tutta la formula della saga, o meglio delle saghe che vengono proposte. Qual è il punto di forza quindi di questo Lego Batman 3?
principalmente l'umorismo e lo stile che vengono a caratterizzare il titolo. Ci sono molti rimandi a Batman anni 66, del Sì. 1966. Com'era quella cosa, lo spray antisquali? Che cos'era? Diciamo che una delle battute più conosciute di quella serie, forse del film, se non erro, del 66 sempre, perché facevano sia la serie che un film completo. Perché noi oggi Batman lo conosciamo come un personaggio molto dark, dalle Sì. tematiche, diciamo, abbastanza serie. Però ai tempi era una macchietta, diciamo. Aspetta che ci fanno una domanda. Martinana Prepo, sì. Ciao ragazzi, ho una domanda per voi. Quale cattivo preferite fra Pagamin e Vas di Far Cry? Eh beh, io propendo per Vas tutta la vita. Non voglio screditare Far Cry 4, però Vas è molto più figo, no? Io Secondo me. vorrei rispondere al momento in cui li abbiamo. Vabbè, devi mettere mano al gioco, Sì, quindi, cioè, esatto. quindi. Vabbè. Comunque, dicevi di Lego Batman 3, no? Di Batman e dello Spray, ma ho visto che c'è anche Daffy Duck. Come è stato inserito nel gioco? Che Allora, cosa, che ruolo ha? Daffy Duck diciamo che più che altro è presente per il personaggio di Duck Rogers, che era, diciamo, la controparte supereroistica di Daffy Duck, ambientato in un altro universo alternativo a quello Looney Tunes. Era un eroe spaziale, diciamo. E c'era una puntata speciale di questa serie dedicata a Duck Dodgers, in cui lui era una lanterna verde. Si chiamava per Ah, la precisione adesso capisco. Green Lantern. Green Lantern. È Figo. praticamente. No, ecco perché inserito in Lego Batman DC Universe, cioè DC, quindi giustamente. Non l'avevo capita questa cosa. Sì, Ahimè. anche perché i diritti sia dei Looney Tunes che. Vabbè, dei Looney Tunes ovviamente lo sappiamo tutti, sono di casa Warner. Però i diritti di DC Comics appartengono a Warner Bros. Capito. Beh, Andrea, dai, tu che sei uno spacca joystick, uno spacca joypad, hai visto che Dark Souls arriva anche su PlayStation 4? Dark Souls 2? Sì, no, prima di passare alle vere e proprie novità, però volevo chiudere questa rassegna di giochi Ah, usciti di recente con. Chiedovenia, vai. No, Venia la dobbiamo chiedere al povero Sackboy, che finalmente è tornato su PlayStation 3 e PlayStation 4. Ah, bellissimo. Sì, oggi ho giocato il livello di un nostro ospite della settimana scorsa. Beh, devo dire che Steam 2 è figo. Cioè, è un bel livello, però io sono un po' scarso. Il video che abbiamo condiviso, forse dovevo fare più punti, però pazienza. Mi sono piazzato tipo 786esimo nella leaderboard. Cioè, sono scarsissimo, bruttissimo. Sì, è un livello abbastanza tosto e è solo, diciamo, come dire, la punta dell'iceberg di quello che può venire fuori con l'editor di Little Big Planet. L'altra volta ne abbiamo parlato in maniera molto approfondita Sì, con i nostri ospiti. Oggi sempre ho mi ris cercato Duck Hunt di Simone Simone. e non l'ho trovato. Cioè, ce ne sono talmente tanti se cerchi Duck Hunt che io volevo proprio il suo, stavo cercando, infatti non l'ho giocato ancora proprio perché tutti quanti poi ecco, sfruttano diciamo un concept e creano il livello. Diciamo che Duck Hunt ha fatto un po' la storia dei videogiochi, quindi c'è sempre chi vuole omaggiare i vecchi titoli del passato. Comunque, per cercare i livelli di Simone, puoi cercare direttamente il suo nickname, Da Monkey, giusto? Da Monkey, esattamente. Mentre salutiamo, già che ci siamo, anche Pirmo. Pirmo, giusto? I livelli di Pirmo psichedelici, ecco perché non li ho provati ancora. Io ne ho provato uno suo. Non mi ricordo il nome. Ah sì, Shadows of Salem, che diciamo è molto tetro ed è abbastanza interessante. Ma ecco, è nel suo stile, sai, La musica sì, tutto. la musica Ah, sì, ok. però No, eh. il livello non è come quello che abbiamo visto l'altra volta, è più un stile platform con minigame inseriti all'interno. No, io li proverò tutti prima o poi. Ecco, li voglio provare tutti. Vabbè, andando avanti, cosa è altro uscito questo mese? No, possiamo
Cioè, voglio ritornare a ciò che stavi dicendo tu e ti ho barbaramente interrotto. Ah, ok, Dark Souls. Ecco, tu che l'hai giocato, no? Io avevo appena cominciato Dark Souls su PlayStation 3, quando è uscita, cioè quando è arrivata la notizia di Dark Souls 2 su PlayStation 4. Tu Diciamo come l'hai che presa? io Dark Souls 2 l'avevo iniziato un po' di tempo fa. Poi ho dovuto interrompere, ma non perché mi ero bloccato in una parte che trovavo eccessivamente difficile, ma Certo, perché. dicono tutti così con Dark Souls, eh. No, no, a parte gli scherzi, mi sono ritrovato sommerso da non so quanti altri titoli nello stesso periodo e Dark Souls era finito inevitabilmente nella mia lista dei backlog. Poi cominciavano a girare i primi rumor su una versione next gen, ormai current gen, ovvero PlayStation 4 di Dark Souls 2. E ho detto, non so se mi conviene avanzare o vedere che fine fanno questi rumor, anche perché le voci erano molto ben dettagliate, diciamo relativamente credibili. Poi con tutti i remake che sono stati annunciati di Beh, sì. recente, o più che remake, le remastered che sono state annunciate di recente, ci credevo in una cosa simile, anche perché ciò che si poteva migliorare in Dark Souls 2 era prima di tutto appunto la qualità tecnica, perché il gioco in sé era valido, divertente, impegnativo ed è Beh, stato. impegnativo come sempre, diciamo, Sì. no? From Software ci ha abituato a distruggere i nostri poveri joypad. Sì, Beh, diciamo di sì. quali sono le novità introdotte? A parte, al di là ovviamente delle migliorie tecniche, che cosa? Allora, tanto per rendere più semplice la vita ai giocatori, hanno pensato bene di modificare la posizione dei nemici all'interno dei dungeon. Ah, quindi non incontrerai mai i nemici nella stessa posizione della vecchia versione. Bella questa Esattamente, cosa. quindi praticamente Ancora piuttosto. anche se l'hai già giocato, praticamente è un gioco nuovo, perché poi alla fine Dark Souls non è che. Cioè, sì, ha una sua trama con dei suoi significati, però molti giocatori lo giocano e rigiocano principalmente per la sua difficoltà e la sfida che propone. Cambiando queste cose che sembrano apparentemente piccole, in realtà abbiamo un altro gioco. Poi sono stati introdotti nuovi personaggi non giocanti, che comunque saranno disponibili anche sulla vecchia versione per PlayStation 3 tramite una patch che sarà pubblicata il giorno del lancio della First Scholar Edition di. Ecco, questa era un'altra domanda che volevo farti. Secondo te, no, tu che l'hai provata su PlayStation 3, la versione PlayStation 4 può essere appetibile per i giocatori che hanno già completato il gioco? Oppure è solo uno dei tanti remake recuperabili in un secondo momento? Allora, diciamo, cioè secondo me assolutamente sì. L'anno prossimo sarà abbastanza intenso per i fan di From Software, perché ricordiamo che comunque, allora, Dark Souls 2 su PlayStation 4 dovrebbe arrivare durante il mese di aprile, se non erro, prima Sì. settimana. Il 2 mi pare, se non erro. Non so la data precisa, però ho letto aprile 2015, quindi mi fido, non ti Comunque, preoccupare. tra il 2 e il 7 aprile comunque, perché mi ricordo che abbiamo una data diversa tra Europa e Stati Uniti. E poi le voci di corridoio danno sempre per più probabile un'uscita di Bloodborne per il mese di febbraio o se arriva tardi per il mese di marzo, perché Cioè, comunque quindi in praticamente altre ripetono parti, indietro. sì, in altre parti del mondo esce a febbraio il gioco. Ecco, io non so cosa giocare prima, per esempio, perché io avevo già gli occhi puntati su Bloodborne, perché mi piace molto lo stile scelto, l'ambientazione e tutto il resto. Tu che cosa consiglieresti? Io sono praticamente un neofita perché ho giocato pochissimo a Dark Souls. Cosa Allora, mi io consiglieresti? sono quasi certo che se tu provi Bloodborne, subito dopo che. Allora, è difficile dire lo finisci un gioco, no? Un gioco di questo tipo, perché comunque sono molto lunghi e perdi un bel po' di ore, o meglio, oddio, perdi, lo fa sembrare come una cosa negativa, però diciamo impieghi un bel po' di ore nel dedicarti alle varie quest che il gioco ti pone.
Sono quasi sicuro quindi che una volta provato Bloodborne, tu poi hai voglia anche di recuperare Dark Souls 2, quindi alla fine sarai tu stesso che deciderai di recuperare anche Dark Di Souls prendere 2 anche su Dark Souls. PlayStation 4. Sì, Beh, non so, assolutamente. sai, perché comunque c'è l'ottimo Lords of the Fallen, no? Ottimo, dai, diciamo simil From Software Lords of the Fallen al momento. Sì. Quello però, diciamo che prima che arrivi Bloodborne l'avrai bello Ah, è un definito. tutorial, dai, un allenamento per Bloodborne, praticamente. Bloodborne, Vabbè. che tra l'altro questo mese hanno annunciato che ci saranno dei dungeon che si costruirà. Procedurali, Sì, giusto? esattamente. Non mi veniva il termine, stavo cercando di recuperarlo. Che appunto. No, ancora più difficile praticamente. Cioè, se tu potevi studiare prima la posizione dei nemici, adesso invece li andrei a cercare con lanternino. Cioè, Esattamente. bellissima questa Anche cosa. perché questi giochi, no? Ora uso un termine un po' forte, ti prendono un po' per il culo. Sì, vabbè, in alcuni momenti sì. No, non so quanto conosci bene i No, ti precedenti dico solo Souls. che ho cominciato Dark Souls e sono morto tipo, prima di capire come ucciderlo, sono morto 4 volte con uno dei primi boss, cioè col primo boss praticamente, Non, figurati. ma. Cioè. Ma al di là del boss o dei nemici comunque sono. Cioè, hanno un pattern d'attacchi che. Di attacchi che comunque. Dopo un Sì, po' diventa anche alcune volte prevedibile. diventa pesante. Sì, prevedibile sì, ma diventa trial and error in alcuni casi. Cioè, devi Sì, provare assolutamente. veramente 4-5 volte una sezione per uscirne, Devi se non hai pazienza. apprendere dai tuoi errori. No, per prendere per il culo intendevo che il gioco ha delle trappole vere e proprie. Con cui comunque adesca le povere vittime che lo giocano. Perché, che Tipo? so, è capitato ad esempio, io fortunatamente non ci sono cascato, che apri una porta e poi sotto, cioè oltre la porta c'è direttamente un buco in cui cadi e muori. No, E tu che cattiveria. praticamente ti ritrovi lì dopo tutte le anime che hai raccolto. E poi come le riprendi in quel caso? Cioè non le riprendi più, perché come la trovi la pozza No, con le non. Le anime quando cadi, cioè quando muori per caduta, sono nel punto vicino a dove sei caduto. Non anime? Ah, ecco. sotto, non nella fossa, ma Ah no, sopra. ecco, no, non lo sapevo perché finora è l'unica morte che non ho sperimentato, quella per caduta. Cioè mi hanno picchiato in tutti i modi, ma non sono mai morto cadendo. Poi, questi sono abbastanza famosi, ci sono degli scrigni. Che, o dei bauli che comunque ti sembrano contenere dei tesori, invece sono dei mostri che ti mangiano. Nah, non li ho ancora trovati. Spero di non trovarli, anche se li troverò sicuramente, giocando. Diciamo che sono trovate molto cattive che che appunto fanno capire quanto sono sadici i ragazzi di From Software. Beh, dai, non mi ci far pensare, cambiamo argomento, va che è meglio. Parlando di remake, no, questo mese ho avuto modo di provare Tales of Arise R. R perché? Tales of, per chi non lo conoscesse, si tratta di, è una serie di JRPG, che sono ambientati ovviamente in mondi tutti diversi, quindi. Nonostante si tratti, Tales of Arise è l'undicesimo capitolo di questa saga, nonostante si tratti appunto dell'undicesimo capitolo, consiglio a tutti di provarlo su PS Vita perché appunto tutte le trame sono slegate. Al di là di questo, io non avevo mai provato, ecco, voglio essere sincero, oltre all'ottimo Tales of uscito su, lo posso dire? Su un'altra console, su GameCube, lo dico, sì, l'ho Sì. detto, ormai l'ho detto, vabbè, oltre a quello non ne avevo provato mai uno e questo Tales of Arise è fatto, diciamo, per i nostalgici in un certo senso, perché il look grafico è da remake, mentre la trama è interessante perché mescola una fiaba come quella della Bella e la Bestia con ambienti cioè con luoghi da JRPG. Interessante. Quindi possiamo dirlo che i giochi per PlayStation Vita in realtà escono. Sì, Perché uno assolutamente.
Uno dei tormentoni è sempre: ah, ma non escono giochi per PlayStation Vita. Però questo mese abbiamo avuto appunto Tales of Arthur, che citavi tu, ma anche Ma nei Freedom mesi scorsi Wars. abbiamo avuto Freedom Wars, abbiamo avuto comunque Murasaki Baby, abbiamo avuto Futuridium, quindi cioè, abbiamo di tutto su PS Vita, dai, non ci possiamo di certo lamentare. Sì, infatti. Beh. Quindi diciamo che è una console che in realtà il suo potenziale ce l'ha. E i Sì, titoli escono e c'è il potenziale anche. c'è sicuramente, però forse sono gli sviluppatori che credono poco, ecco. Non lo so, più che altro bisogna. Cioè, i titoli ci sono, sono anche abbastanza validi. Sì, sono validi, ma sai cosa? È che sono limitati a generi che purtroppo, almeno al momento, non. Almeno per il pubblico europeo, perché vedendo le classifiche di vendite, Freedom Wars in Europa è andato non malaccio, ma No, è dove va andato bene. abbastanza bene. Sì, dove vanno bene è sempre in Giappone, perché comunque si tratta di titoli di JRPG, quindi chi meglio di loro possono apprezzare queste produzioni, no? Però sì, assolutamente, perché comunque Sì. alla fine i giapponesi sono quelli che la stanno sfruttando un po' meglio. Che dire comunque? Avevo un argomento sulla punta della lingua, però mi è sfuggito. Ah, sì. Volevo dire, alla fine i giochi più adatti per PlayStation Vita comunque sono questi. Sono quelli che Aspetta che stanno abbiamo pubblicando. una domanda da Sì, Wonder. Cristina, che io saluto. Ciao Cristi. Ciao, la saluto Allora, anche io. Posso? Sì, sì, posso. Dai. per questa volta ti do il permesso. Va bene, grazie. Non so se a dicembre ci sono uscite importanti. Volevo chiedere a tutti cosa ne pensate del 2014, quali sono i vostri top e flop. Bella domanda. Sì, bella tosta, perché i flop non li voglio dire io sinceramente, non so tu, ho paura a dire i flop. Possiamo dire quelli che ci sono piaciuti un po' meno rispetto ad altri. Allora, mettiamo una classifica di preferenza, ecco. Allora, ti stupirò Andrea, il mio titolo del 2014 è Child of Light, per me è il titolo del 2014 perché... non l'ho seguito tanto, diciamo, nelle fasi di sviluppo, nemmeno nei trailer e tutto il resto, però quando ho avuto modo di giocarci sono rimasto non stupito di più dalla produzione Ubisoft. Molti se lo dimenticano, che è un titolo comunque prodotto da Ubisoft, perché pensano che sia un indie. Sì, c'è anche questa credenza popolare. Ed è una cosa stranissima, però quello è il mio top del 2014, Child of Light. Flop? Non saprei. Ti No, voglio buttare via nell'inferno. Sì, più che vabbè, come flop possiamo citare Escape Dead Island, che ormai è diventato indubbiamente, purtroppo per lui. è diventato un po', come La vittima dire. sacrificale delle redazioni, ecco, quando non sanno a chi dare un 4,5 o un 5, beccano Escape Dead Island e via. Ciao. Ok, ora penso che Koch Media ci prenderà a pedate, semmai Sì. ci Ecco senta perché qualche. non volevo dire i flop. E vabbè, ca Qual capita capitano è il anche tuo questi top, titoli. Andrea? Non l'hai detto. Allora, il mio top è. Perché ancora mi sa che è presto per pronunciarmi, perché prima di poter dire il mio top io vorrei provare Dragon Age Inquisition, che spero di Allora facciamo, te la testare pongo appena. così, dai. Qual è il tuo top fino a questo momento? Ecco, allora, pensiamoci un po' perché ho giocato tantissimi titoli quest'anno. Allora, Wolfenstein The New Order fa parte dei titoli che mi sono piaciuti di più. Sì, quello anche a me, sì, effettivamente. Perché diciamo. L'ho buttato via, l'ho dimenticato, però pazienza. No, perché diciamo che a me piacciono molto questi sparatutto vecchia scuola, no? Ma soprattutto sparatutto dove l'online non c'è, a parte che l'online non esiste in Wolfenstein The New Order, però si vede che l'attenzione è posta sulla trama, no? Sì. Tutta sulla storia. No, sono riusciti a fare delle cose molto interessanti e parecchio difficili, Ah, perché. non me ne parlare. Ci sono dei checkpoint in cui sono morto anche 12 volte, alla difficoltà Uber, perché... Sorrido perché con parecchio difficili intendevo dal lato dello sviluppo, non dal lato del Ah, ok, giocatore. no, io subito quando sento difficile mi viene da pensare alle morti bruttissime che ho fatto, con il sistema di copertura, no? Quella era una cosa interessante dello Sì, sviluppo.
No, più che altro avevano una missione difficile loro, perché Wolfenstein comunque veniva dall'ultimo gioco quando è uscito nel 2007, non vorrei dire una cavolata in questo momento. Ne dette tante, quindi capirai una di più di me. E vabbè, però no, no, non vorrei sbagliare anche su queste cose. No, vabbè. Comunque, Ti vergogniamo. l'ultimo titolo di Wolfenstein era uscito diverso tempo fa. Quello che hanno proposto, diciamo che va molto in contrasto con quello che è stata la serie finora. Perché, appunto, dicevamo prima di Far Cry 4, che è una trama trash, e questo era un po' il suo punto di forza. Wolfenstein non ha mai puntato molto sulla trama. C'era una storia da seguire, però non era il motivo per cui ricordai principalmente il gioco. Poi BJ Blazkowicz era un personaggio stereotipato, era il classico americano che spaccava tutto e tutti. Sì, è molto orientato, dai, Non diciamola così. era molto. Cioè, non aveva un vero e proprio carattere. No, una Cioè, non. personalità poco definita, sì, Esatto. assolutamente. Cioè, era un pers c'era semplicemente un fantoccio che controllavi. Ma Invece in qui. questo titolo, sì. Invece Scusa, vai. in Wolfenstein The New Order hanno costruito una trama interessante e tra l'altro proponendo anche qualcosa che a livello temporale andava. Cioè, andava molto distante rispetto a quanto avevamo visto nell'ultimo capitolo, perché comunque eravamo sempre nei dintorni della Seconda Guerra Mondiale, no? Invece qui si sono proiettati, tra virgolette, nel futuro, con una Un futuro ucronia, distopico, sì, un'ucronia, sì. con un'ucronia in cui vedeva i nazisti che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale, e ci sono molte citazioni anche a opere molto profonde e interessanti, come può essere La Svastica sul Sole di Philip K. Dick o Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Però il gioco non è solo una scopiazzata di queste due cose, ha anche una sua anima, ha anche personaggi con sentimenti, pensieri e paure che comunque mi hanno colpito parecchio. Cioè, io da Wolfenstein mi aspettavo principalmente un gameplay solido, divertente. Vabbè, a parte il granitico frame rate, vogliamo Sì, parlarne? Cioè, bellissimo, fluidissimo. a livello tecnico è uno dei giochi più validi che sono usciti finora. Cioè, magari non ha il dettaglio grafico, che so, anche di Assassin's Creed Unity o di Infamous Second Son. Però il frame rate che. Cioè, ti senti, Fisso, non sì, crolla mai. 60 frame per secondo che non crollano mai e ti senti veramente immerso in quanto, cioè, in quanto appunto accade sullo schermo. Quindi, sì, è stato uno dei titoli che mi ha colpito maggiormente perché, appunto, hanno saputo proporre una formula, diciamo, vecchia come quella degli FPS old school con concetti più moderni come una trama ben dettagliata. Ho appunto anche alcune meccaniche da sparatutto moderno, ma c'è un titolo Senti che può che piacere a tutti. c'è cioè il sistema di coperture, praticamente cercheranno di copiarlo in tutti i giochi futuri, ce lo ritroveremo secondo me quel sistema di copertura perché era l'ideale secondo me, no? Quello che Sì, hanno creato. può essere. Io ci spero perché ho imparato ad usarlo, quindi lo voglio usare di nuovo. Sì, era molto interessante effettivamente. Poi Beh. comunque, altri titoli che mi sono piaciuti molto quest'anno, c'è Alien Isolation che ho giocato di recente. Anche qui abbiamo una nuova era del gioco horror. È stata iniziata da titoli come No, Slender. no, non dire Slender, io avrei detto subito Outlast. No. Outlast è il primo proprio. No, prima di Outlast ancora c'era Amnesia The Dark Descent. No, io parlo di PlayStation 4, eh? Ah, sì. Penso di PlayStation, cioè è No, stato no. quello che ha introdotto l'horror in prima persona su PlayStation, perché poi se ci pensi tutti hanno utilizzato la prima persona, addirittura il teaser giocabile del prossimo Silent Hills c'era la prima persona, quindi figurati. No,
Stavo dicendo appunto di Alien. Alien, che comunque, ok, abbiamo visto questa formula del nascondi e scappa. In Alien è un po' diverso, perché comunque ci sono diverse tipologie di nemici, tra cui alcuni che puoi anche affrontare corpo a corpo. Però principalmente ci sono le scene con l'alien, che comunque è abbastanza furbo, ti mette in difficoltà ed è una sorta di caccia del gatto, che sarebbe l'alien, con il topo, che saresti tu. Vabbè, tu scappi sempre sfruttando gli scontri, perché poi Esatto. ricordiamole, oltre al protagonista ci sono altri esseri umani, no? Esatto, che non sono sempre amichevoli, e tu comunque puoi anche sfruttare loro per distrarre l'alieno. Sì, Hai diversi tipo modi. per l'alien praticamente. Esatto, per lo xenomorfo. Xenomorfo. No, mi è piaciuto molto perché comunque anche qui abbiamo un perfetto punto d'incontro fra giochi vecchia scuola e giochi moderni, perché i punti di salvataggio sono molto vecchia scuola, il gioco ha la longevità dei titoli del passato. Davvero incredibile. Cioè, alla fine Senti, stiamo scoprendo che i titoli moderni stanno riscoprendo quelli del passato. Sì, anche al di là delle remastered, però speriamo che non ci siano altre. Non perché siano brutte, perché quella di The Last of Us su PlayStation 4 è spettacolare, però spero che oltre alle remastered ci sia ancora qualcosa da scoprire. Senti, volevo chiederti, no, visto che siamo amici su PSN, purtroppo, devo aggiungere. Però ho visto che stai giocando all'ombra di Mordor. Cosa ne pensi? Beh, l'ombra di Mordor, allora, è un gioco che si rivolge secondo me, cioè che è consigliabile secondo me, sia ai fan di Assassin's Creed, perché nell'esplorazione è praticamente Assassin's Creed, sia a chi ha amato i titoli della trilogia di Batman Arkham, perché il sistema di combattimento invece è ripreso da lì. E Vabbè, è una ovviamente, copia praticamente, stai dicendo che è un mix praticamente di scopiazzature in questo modo. beh, più che una scopiazzatura, vabbè, nei confronti di Assassin's Creed qualche maligno potrebbe anche dirlo, però nei confronti di Batman è pur sempre di Warner Bros., quindi non sarebbe una vera e propria scopiazzatura. Però diciamo che è un mix di meccaniche che riesce e funziona molto bene. Cosa ne pensi del Nemesis System? Ecco, il suo punto di forza principale è questo. Il Nemesis System, forse una delle cose più next gen, se vogliamo proprio parlare con termini come dire. Vabbè, ti piace riempirti la bocca di questi termini, sì. No, più che altro sono i termini che vedi girare un po' spesso nei social network, anche nei forum, quindi per farci capire meglio Dal nostro Sì, pubblico. esatto. E tu hai già un nemico, un arcinemico, o te lo devi creare ancora? Mi sa che me lo devo creare ancora, però è una cosa molto interessante perché comunque ci sono nemici che sono diversi da giocatore in giocatore e da partita in partita. Puoi creare delle situazioni diverse a seconda appunto di quello che fai, perché puoi influenzare il comportamento diretto degli Uruk, che sono, ricordiamo, i cattivi dell'universo del Signore degli Anelli. A parte questo, 2014, un ultimo, dai, ti do spazio per un ultimo titolo e poi No, cambiamo no, argomento. volevo chiudere un attimo il discorso sul Nemesis System. No. Un'altra cosa interessante è che i nemici, qualora tu non li dovessi finire durante uno scontro, questi capitani, perché sono quelli più Sì, importanti, capitani, sì. in uno scontro successivo si ricordano di quello che hai fatto. Quindi se gli hai dato fuoco ti dicono qualcosa sul fatto che li hai bruciati. O se li hai presi solo a colpi di spada, ti dicono l'ultima volta mi hai sfregiato, ora te la faccio pagare. Cioè, Vabbè, infatti appunto è una cosa anche visiva, no? Perché vedi proprio i Sì. segni che hai lasciato sul corpo di questi poveri Uruk. Sì, Poveri esatto. fino a un certo punto, perché ce n'è uno che mi ha ucciso 10-11 volte. Però era per ottenere un trofeo, quindi l'ho perdonato alla fine. Con una decapitazione, diciamo che Esatto, passano il tutti. perdono più adatto in quel caso. Beh, Ok, stavi parlando del 2014. sì, 2014 un altro titolo che ti è piaciuto parecchio? O puoi anche non citare titoli per forza, ecco, come amano definirli sempre sui social, AAA. Puoi anche Sì. non citare AAA, magari anche una produzione minore.
minore non mi piace comunque. Vabbè, minore dai, perché appunto termini da social. Mi era venuto in mente Transistor improvvisamente. Tra l'altro è anche scontato sempre con i saldi del Black Friday. Costa sì, meno di 10 euro. Sì, acquisti assolutamente. Sì. Non l'ho ancora preso. Me lo consigli? Io non l'ho ancora provato. Me lo consigli? Allora, io oppure... lo consiglio molto perché artisticamente è uno dei titoli più interessanti che sono usciti quest'anno, soprattutto per quel che concerne il comparto sonoro. Le musiche sono qualcosa che cerchi su Spotify o su Music Unlimited e le senti per giorni e giorni. Vabbè. Cambiando argomento, dai, parliamo di annunci. Sì. C'è un titolo indie che sembra davvero interessante, no? E tratta anche temi particolari. Ninja sì. Pizza Girl. Sì, diciamo che è stato annunciato questa settimana, se non erro, qualche giorno fa. Sì. E devo dire che la storia che c'è dietro lo sviluppo di questo titolo è abbastanza curiosa. Me ne vuoi parlare un po' tu, Guido? Certo, io ho parlato tantissimo. Non parli mai abbastanza, tu. Comunque, lo sviluppo è particolare perché... Piano che se no mi monto la testa. Ok. C'è è un titolo sviluppato in famiglia, lo possiamo dire, perché nello sviluppo praticamente hanno preso parte mamma, papà e figlia, 17enne, tra le tante cose. Ed è... tratta temi, perché ho detto temi importanti? Perché... è incentrato sul bullismo. Bullismo, sì. Io ero vittima di bullismo, quindi non te lo dico proprio. Il solito nerd vittima di bullismo. Vabbè, tralasciando questo dettaglio. È interessante proprio perché è basato sulla storia di Gemma, no? Gemma è una ragazza diversa dalle altre. Nel mondo in cui vive... Perché Ninja Pizza Girl? Perché... dato che nel mondo in cui vive Gemma c'è un traffico infernale 24 ore su 24, queste pizzerie che hanno pensato bene di fare, hanno detto vabbè, le pizze le facciamo consegnare a dei ninja adolescenti. Gemma è proprio una ragazzina ninja, appunto, adolescente, però viene discriminata dagli altri ragazzi delle consegne, diciamo, perché non ha una divisa. Lei la sua divisa se l'è fatta da sola, lavora nella pizzeria di suo padre ed ha questa divisa che si è disegnata da sé e appunto viene derisa dagli altri ragazzi. Ed è un tema ed è una cosa interessante perché va ad influenzare anche il gameplay, no? Dato che si tratta di un... c'è sempre il tempo, cioè, quindi c'è un timer perché tu devi consegnare in fretta la pizza per ottenere la paga. Se inciampi oppure commetti un errore davanti ad un ragazzo, cioè ad un ninja concorrente, diciamo, questo comincia a prenderti in giro e il mondo, da che è tutto colorato, perché comunque... Se vedi il trailer di lancio è davvero colorato, il mondo da che è colorato diventa grigio, cioè è una scelta anche grafica interessante. Quindi diciamo il punto di forza del titolo, al di là delle meccaniche da platform 2D che se ne vedono ormai davvero sì, parecchie. No, è comunque la trama, perché non è banale, secondo me non è banale, ecco, non possiamo sapere proprio tutto perché è stato appena annunciato, però già il concept di base, già la tematica che affronta per me è profonda. Sì, è molto interessante, perché poi alla fine, appunto, come abbiamo detto, di platform 2D ormai se ne vedono tantissimi, soprattutto nel panorama indie, se vogliamo classificare questo genere di produzioni. Alla fine riescono comunque a differenziarsi un po' tutti per le idee che ci sono dietro, per la trama o per i messaggi che vogliono inviare. Cioè hanno quasi sempre un'idea di fondo e c'è molto della storia dello sviluppatore stesso alcune volte. Sì, anche perché appunto essendoci di mezzo in questo caso la figlia 17enne dei coniugi Clark, in questo caso appunto tratta, cioè è basato molto sulla vita di questa ragazza, ecco, che a quanto pare, non vorrei sbagliare o commettere errori gravissimi, ma a quanto pare in parte sa che cosa significa essere vittima del bullismo. Ora probabilmente diventerà famosissima fra i suoi amici più nerd perché sta sviluppando un videogioco e gliel'hanno annunciato sul PlayStation Blog. No, famosissima in generale, perché se ne parliamo noi già vuol dire che qualcosa, se ne parliamo in Italia vuol dire che qualcosa già... No, vabbè, intendo dire socialmente nel suo piccolo, perché alla fine noi non la conosciamo di presenza, non glielo possiamo dire, congratulazioni. No, infatti no.
Vabbè, sui social magari sì. magari mandiamo un'email ai ragazzi di ai ragazzi, alla Sì. famiglia di Disparity Games. Sì, da infatti appunto famiglia. Mai termine fu più azzeccato in questo caso. Un titolo molto particolare, no? Che, di cui stavo leggendo proprio prima del podcast, è Hateful Boyfriend. Di che si tratta? Diciamo che è uno dei giochi più particolari che Cioè, io ho visto solo piccioni. Nel trailer ho visto solo piccioni, non avevo capito niente. allora, è una visual novel praticamente, un genere che va molto in Giappone. Sono questi giochini in avventura grafica in cui praticamente quello che fai tutto il tempo è chiacchierare, molto spesso è cercare di fare colpo Perché ho letto il su genere, qualcuno. infatti ti volevo chiedere prima, no? Simulatore di appuntamenti, cioè, Esatto, davvero. ne hanno tanti. In Giappone sono matti per queste cose. E questo diciamo che è il più particolare fra questi simulatori di appuntamenti perché, oddio, ora finiamo in una in un'ondata di doppi sensi, uno peggiore dell'altro. Uccelli, piccioni, sì, mi C'è rendo una conto. ragazza che ci prova con degli uccelli, ecco, l'abbiamo detto. Leviamoci il pensiero una volta per tutte. Sì, è un'ornitologa che frequenta una scuola di uccelli e E beh. va a conoscere appunto questi suoi compagni uccelli. Non dire più Allora, uccelli. chiamiamoli volatili. Esatto, dai, forse sì. È imbarazzante un po' parlarne, però cerco di ritornare serio perché comunque al di là No, del. perché ne parlano bene, eh. Io ho letto, cioè, visto che ho voluto fare come fa il videogiocatore in questi casi, no, va su Metacritic, scrive Hateful Boyfriend e vede il risultato, cioè ha una media anche abbastanza alta, no, su Metacritic. Sì, al di là di Metacritic, anche i commenti che si trovano in giro da parte di chi l'ha provato su altre piattaforme, lasciano pensare che appunto il titolo ha una sua profondità, che ogni piccione è ben caratterizzato, per quanto può sembrare assurdo, Infatti, in effetti. perché alla fine hanno il carattere di vere e proprie persone, quindi se vengono a creare delle storie abbastanza interessanti. Comunque c'è anche diversi finali perché ci sono. Diversi piccioni, ecco. Esatto. Ti voglio togliere dall'imbarazzo, non dovrei dire più uccelli per i prossimi minuti. No, Parliamo di Never più Alone, no? che Voglio altro di una parlargli, ragazza parlare di che va quello. dietro gli uccelli. Ecco, l'hai detto per l'ultima volta, basta, non voglio sentire più. Comunque, volevo parlarti di Never Alone, l'hai letto? Sì, ho visto che è finalmente arrivato, io un po' lo tenevo d'occhio. Mi farebbe piacere che tu ne parlassi perché è molto particolare. Quando vedemmo il trailer quest'estate, perché alla fine il trailer è arrivato quest'estate, se ben ricordi ne parlammo già e dicevamo, beh, sembra interessante, una storia interessante. In effetti non è il solito titolo tratto da una storia vera, perché molti vedendo l'ambientazione, sai, le ambientazioni artiche, la popolazione in Nupiaq, potrebbero dire sì, vabbè, si tratta del solito giochetto preso così, fatto e distribuito. No, gli sviluppatori di Never Alone, a parte che sono comunque dei nativi americani, quindi è una storia a cui tenevano particolarmente. E, parla di Nuna. Un membro della tribù Inupiaq che deve trovare le cause, cioè deve scoprire le cause di una tempesta infinita, no? Che affligge il suo villaggio. Ecco, gli Inupiaq sono un popolo artico. Non voglio farti una lezione di antropologia perché sennò siamo qui fino a domani. E in pratica raccolgono, cacciano, pescano, cioè sono persone che vivono una vita molto semplice. E all'improvviso un bel giorno arriva una tempesta, di cui ti ho già accennato, che interrompe tutta la loro routine. Noi partiamo con Nuna ad esplorare questo mondo, no? Noi, cioè io almeno, quando penso alle regioni artiche, penso a luoghi freddi e disabitati. Qui c'è un legame stretto con la cultura Inupiaq, perché appunto in gioco entrano gli spiriti, entrano le credenze del popolo, no? Ciò che rappresenta per loro la natura. La natura è molto importante però appunto perché come ti ho detto cacciano, pescano, ma
Nel gioco prende proprio vita, perché dalla neve spuntano questi spiriti che creano le fasi platform poi del gioco, no? Perché tu ti arrampichi su queste piattaforme spirituali e avanzi nell'avventura. Al di là di ciò, all'inizio ho detto che non è il solito gioco tratto da una storia vera, perché qui ci sono delle descrizioni culturali. Le descrizioni culturali cosa sono? Sono dei video praticamente presi su diversi argomenti della cultura Inupiaq e sono molto ben curati. Io l'ho preferito soprattutto per questo aspetto, proprio perché oltre ad essere un bel platform, perché Sì. comunque è molto, molto bello da giocare, mi ha dato molto dal punto di vista culturale, cioè mi ha arricchito molto come persona, perché ho capito proprio come vivono gli Inupiaq, ho visto le loro credenze, ho visto tutto. Cioè è un titolo profondissimo, per quanto possa sembrare semplice e banale dal punto di vista delle meccaniche, per i contenuti è davvero profondo. E se non l'hai Quindi preso, prendilo, perché altrimenti ti perdi tanto. diciamo che gli indie danno la possibilità anche di conoscere realtà Diverse dalla nostra, sì, sicuramente. che difficilmente verrebbero prese a cuore, diciamo, da una grande azienda, ma non perché magari sono cattivi e pensano solo al guadagno e cose simili, ma più che altro perché appunto i membri di questo tipo di cultura sentono maggiormente ciò che hanno descritto nel titolo. Che poi se ci pensi, no, alla fine, cioè, nessuno, come detto, no, quante volte ci siamo trovati nelle regioni artiche in un videogioco e per quale motivo? Cioè, abbiamo mai studiato a fondo le popolazioni artiche? Cioè, io mi ricordo di poche volte all'interno di videogiochi in cui c'erano come protagonisti. Ora, io ti farò ridere, però il primo titolo mi è venuto in mente quando hai detto quante altre volte siamo stati in ambientazioni artiche, che non c'entra proprio una mazza con quello di cui stiamo parlando, è Dead Space Ah, vabbè, almeno. 3. Solo che lì non credo che ci siano riferimenti culturali molto profondi. No, non come questo, cioè, non come in questo caso. Che poi sono dei videodocumentari, eh? Cioè sono dei Sì. documentari veri e propri che trattano ciascuno un argomento specifico. Ed è davvero bello questo. Un altro titolo uscito quest'anno, però magari di una software house un po' più grossa, con intenti appunto educativi, che mi viene in mente in questo momento è Valiant Hearts The Great War. Sì, sicuramente. Lì però ovviamente si tratta di sempre di qualcosa di, non voglio dire troppo comune, perché la Prima Guerra Mondiale è comunque importante e va studiata a fondo. Però comunque ecco, non voglio dire mainstream, ecco, però è comunque una tematica già trattata in lungo e in largo, No, ma il modo in cui viene trattato è questo ciò che. no? Ah sì, la prospettiva è sicuramente diversa, perché tu poi l'hai recensito, no? Come si vive la guerra? In Valiant Hearts. In Valiant Hearts tu non combatti, non sei un vero e proprio guerriero, e l'unica cosa prevale dei personaggi è l'amore verso gli esseri umani. Che poi c'è un altro titolo che tratta la guerra che è stato messo in vendita in questi giorni. Come This War of Mine, no? Sì. Che tratta anche la guerra, beh. Sì, diciamo che finalmente ci sono differenze anche nel modo in cui vengono trattate certe tematiche. Beh, fa proprio gioco, cioè gioca proprio sull'empatia di Sì. Sword of Mine, come, vabbè, un po' come, ovviamente come Valiant Hearts, che comunque tu sei messo dalle parti delle persone che soffrono, cioè, quindi sai cosa significa essere in guerra. Sì. Beh, vorrei chiudere la nostra bella chiacchierata parlando dell'aggiornamento del Plus di dicembre, che ne dici? Chiudiamo il riepilogo di novembre parlando di dicembre. Vabbè, pazienza. Anche perché l'annuncio è arrivato a novembre, cioè Sì. voglio dirti, ecco, No, vabbè, possiamo. non ti stavo prendendo in giro, era un No, po' no, no, come. tu mi. No, non questa volta, ecco. Però questa volta, va Non bene. questa. C'è un Vabbè. titolo che ti piace tantissimo, no? A dicembre. Sì, Injustice. L'hai già giocato, com'è? Io non l'ho ancora provato, ecco, io. Injustice l'ho spolpato per bene su PlayStation 3 ed è un titolo che ai fan di Mortal Kombat piacerà molto perché comunque il sistema di combattimento riprende molto quello. È un pochino più, come dire,
È più difficile. indirizzato ai fan della DC Force. No, è che è un concetto che non è esatto al 100% perché alla fine ci fanno i tornei anche all'Evo. Che ricordiamo che è il massimo per le competizioni di picchiaduro internazionali. Comunque, voglio dire, è un po' meno competitivo rispetto a Mortal Kombat, perché comunque ci sono meccaniche che dai puristi dei picchiaduro non sono ben viste, che sono ad esempio il cambio di ambientazione che Ah sì, ho visto nel trailer, praticamente tu puoi sfruttare anche elementi dell'ambiente per picchiare il tuo avversario, no? Lo lanci contro, che ne so, contro una parete, contro un elemento dello scenario, contro Sì. No, robottoni, ho visto, cioè c'è di tutto. ma più che lo stesso ambiente dello scenario, cioè gli stessi elementi dello scenario, non so se hai visto anche il fatto che si cambia scenario nel corso del combattimento. No, non Che ci avevo fatto caso, grazie. è una cosa che a livello di impatto nella scena fa molto perché comunque sono scene nel gioco che sono molto gradevoli da vedere, molto cinematografiche. Però per il vero e proprio amante dei picchiaduro dice: ah, ma così tu mi hai levato tipo 33% di vita con un colpo, in questo modo mi si spezza la combo che io avrei potuto continuare in un'altra maniera. Comunque, discorsi da come dire, No, non lo dire, non lo dire. da elite dei Ok, picchiaduro. meglio. Sapevo che Perché stavi usando un'altra parola, che perciò ti ho parola sta detto. usando secondo te? No, non lo voglio dire, non lo dirò. Ok, facciamo finta che. Cambiamo argomento, cambiamo gioco. Il secondo titolo per PlayStation 4, Secret Ponchos, No, come ti ma. sembra? Aspetta, no, come ho descritto Injustice, sembra però che è un gioco poco indirizzato a chi piacciono i picchiaduro veri e propri. Invece, comunque, regala ore e ore di divertimento. E per Sia. chi invece è neofita, lo consigli? Sì, perché comunque. Allora all'inizio probabilmente cercherete di inanellare qualche combo e uscire magari solo un pugno perché non le avete, come dire, concatenate bene, però alla fine quando capisci come funzionano le meccaniche del titolo e ti studi un po' di mosse nella modalità allenamento puoi cominciare a combattere in maniera abbastanza decente. Vabbè, non ti chiedo chi è il tuo personaggio preferito nel gioco, perché già lo so, lo vuoi dire? Vabbè, ho un debole per Wonder Woman, quindi. Vabbè, ovviamente, sì, vabbè, era una domanda proprio stupida che l'ho fatta apposta. Una domanda retorica. Sì, infatti, io ti picchierei col Joker, infatti se ti becco online ti vengo a picchiare col Joker, stai attento. È uno dei più difficili da usare, quindi. Lo imparerò ad usare bene, non ti preoccupare. Buona fortuna. Comunque. L'altro titolo, che ne dici? Secret Sì. Ponchos. Come ti pare? Di questo ne parli tu, ho parlato già tantissimo io di di Injustice. A dirti la verità, io ho visto pochissimo di questo gioco. Cioè, ho visto appunto il trailer nell'annuncio del Plus, ho visto qualche video in giro. Sembra interessante. Bisogna vedere quali sono le modalità, perché alla fine ci sono di mezzo diversi tipi di personaggi, no? C'è appunto il personaggio che troviamo come iconico, diciamo, per questo gioco, che utilizza lo shotgun, poi c'è quello che utilizza due pistole, quindi bisogna vedere come sono inseriti nel gioco e soprattutto quante modalità ha da offrire, se è un titolo soprattutto single player oppure può essere divertente da giocare in compagnia. Beh, io mi aspetto un bel gioco perché comunque lo aspettavo da tempo. Non ti dico, ho fatto i salti di gioia quando ho visto l'annuncio. Però bisogna vedere, ecco. Per PlayStation 3 ci vuoi parlare di qualcosa? Di uno dei due? Che dici? Parlo di Hitman, che diciamo che è una saga a cui sono abbastanza legato. Uno dei, diciamo, dei giochi che ha fatto un po' la storia dei titoli stealth. Perché, come dire, ha cambiato un po' il modo di intendere i Beh, i titoli in terza travestimenti, persona. no? I Sì. travestimenti. Sì, travestimenti, il fatto che tu comunque puoi giocare questo titolo sia facendo una strage, sia comportandoti da vero serial killer professionista. Perché Beh, ma ovviamente ti con. penalizza, no? Andare a sparacchiare e sforacchiare tutti. Sì, in un certo senso sì, soprattutto in Blood Money, che comunque aveva un sistema di ricompense in cui
se ti comportavi da assassino silenzioso, ti ripagava anche con denaro e potenziamenti migliori. Nei precedenti invece era solo un punteggio a livello personale, però se il giocatore vuole solo fare confusione, alla fine è libero di farlo. Ma comunque è una saga molto interessante che secondo me chi non ha Beh, mai provato il gioco dovrebbe provarli. in passato abbiamo avuto Absolution, no? Sul Plus, quindi è un bel modo per farsi tutta la serie in un colpo solo, praticamente. Parti da Hitman 2 e arrivi ad Hitman Absolution. Però, ecco, con Absolution ci sono importanti differenze rispetto ai titoli del passato, perché comunque Absolution era molto atipico, aveva una struttura di livelli, diciamo, come dire, inedita rispetto al passato, perché nel passato avevi dei veri e propri contratti, tu eri pagato da questa agenzia Vabbè, non spoilerare, ho capito dove vuoi arrivare. No, Diciamolo in generale, cioè in Absolution vai contro tutto quello per cui hai lavorato negli altri capitoli. L'abbiamo ecco, detto. io non volevo spoilerare, tu sei uscito proprio Vabbè, l'abbiamo bam! detto, ma perché se cerchi su internet, cerchi Hitman Absolution, trovi questo, Vabbè, quindi non abbiamo detto niente di nuovo. questo sì, però comunque nei precedenti c'era un po' di trama, però alla fine erano, cioè, anche se Contratti non separati. sì, anche se non sapevi la trama, comunque potevi giocarlo tranquillamente perché comunque appunto erano situazioni separate l'una dall'altra. Ed era, cioè, anche questa era una cosa bella. Era un vero e proprio simulatore di assassino professionista. Ora diciamo che arriva qualche testata generalista e ci fa l'articolo contro la violenza nei videogiochi. Sì, sicuro, come sempre. Beh, l'altro titolo di PlayStation 3, Deadly Premonition, no? La mia speranza è che non l'ho mai giocato, ecco, però la mia speranza è che sia un survival horror puro, perché negli ultimi tempi, al di là dei titoli, ecco, di cui parlavamo prima, in prima persona, non c'è molto horror in questo momento. Cioè, a parte Alien, appunto, Outlast. Ecco, a me interessa molto la trama perché dicono un po' dovunque, parlando anche con amici, mi dicono che è l'aspetto più forte del gioco, anche perché si tratta comunque di una riproposizione, di un remake, quindi dal punto di vista grafico non è che ci si possa attendere tanto. Ecco, nel gioco si vestono i panni di Francis York Morgan. Francis York Morgan è particolare perché oltre ad essere un agente speciale dell'FBI, vabbè, questo è un solito cliché, diciamo, dei giochi horror. Soffre di un disturbo dissociativo dell'identità, cioè ha una doppia personalità. C'è questa sua seconda parte, diciamo Zack, che ha un ruolo rilevante all'interno della trama. Beh, la trama, ovviamente, come in molti titoli di questo tipo, si basa su una serie di misteriosi omicidi di cui dobbiamo scoprire, ecco, il responsabile. Cioè, tu che sei un amante dei B-movie, in questo gioco ci saranno molte citazioni dei B-movie, perché, per farti un esempio. Francis York Morgan spiega perché secondo lui è meglio il DVD rispetto al VHS, cioè per farti un esempio. Però poi lo scoprirai giocando, non ti dico altro, che altrimenti dici che faccio sempre spoiler. Non più che altro ho sentito anche di diversi riferimenti a Twin Peaks. Sì, perché l'ambientazione ovviamente richiama molto Twin Peaks, è anche un personaggio. Sì, anche un personaggio all'interno del gioco richiama uno di quelli che è possibile trovare in Twin Peaks. Beh, Ok. vogliamo chiudere con PS Vita? Che Sì. dici? Questo Sì, direi che possiamo avviarci verso la conclusione, arriviamo alla mese di lista dei titoli. dicembre è proprio spaziale, no? Per PS Vita, perché abbiamo Final Horizon che trova anche, cioè che arriva su PS Vita gratis praticamente il giorno del lancio, cioè verrà lanciato gratuitamente per gli utenti PS Plus, che è un tower defense veloce. Molto veloce perché i livelli cioè, durano tipo 2 minuti l'uno, quindi non è il tower defense classico ragionato, ecco. E poi abbiamo Titan Attacks che possiamo dire un jolly perché è cross buy PlayStation 4, PlayStation 3 e PS Vita. E in entrambi dobbiamo difenderci da attacchi alieni, ecco. Diciamo che si tratta di due titoli interessanti. Titan Attacks sembra, cioè mi ricorda molto a vederlo. Mi sfugge, porca miseria, al solito il nome. Di un classico? Se un Sì, classico ti aiuto io. Space Invaders? esattamente. Porca Ok, miseria, ok. mi cospargo il capo di ceneri, però.
No, perché avevo in mente Arkanoid, però dicevo, ma Arkanoid non c'entra niente. No, è Space Invaders, sì. In effetti sembra molto, cioè come meccaniche sembra richiamarlo, però beh, chi lo sa, poi vedremo. Perché comunque non è continuo, eh. Cioè ci sono 5 mondi di gioco e 100 livelli, cioè quindi è strutturato bene. Cioè non, è chiuso, la struttura chiusa, non è proprio... Sì. Bisogna No. vedere come... Cioè anche Space Invaders, ecco, l'ho detta la cavolata, l'ho detta anch'io, però vabbè, No, pazienza. comunque, al di là del fatto quale gioco assomiglio meno, mi sa uno di quei titoli che poi diventano una droga una volta che attacchi. Sì, su PS Vita soprattutto, appunto per questo, è una scelta intelligente introdurlo come titolo PS Vita, però su PlayStation 4, con il tasto share, come piace fare a te sempre, condividere di tutto, che dici? Condividere i propri punteggi, ma potrebbe anche funzionare. Beh, Assolutamente sì. lo scopriremo mercoledì prossimo, dai. Va bene, allora direi che con questo possiamo concludere. Vi ringraziamo per averci seguito e anche per la pazienza di averci sopportato. E supportato, sì, anche, ci avete supportato, sì, ovviamente, l'hai detto sbagliando, vabbè, pazienza. No, perché diciamo che ci vuole più pazienza nel sopportare che nel supportare. Vabbè, ovvio. Va bene. Allora, vi salutiamo. Io sono Andrea Zabbia. Io, Guido Sora, ci trovate su PSN come? Dark James E Quinco. e ci trovate anche su PlayStation Forum, i canali principali della PlayStation Community. Appuntamento per la prossima volta. Ciao ragazzi! Ciao!